Bella raga, come va? Qua bene, sono sceso a Praça de España e adesso cammino fino a São Sebastião, così vi faccio vedere un po' questa zona della città. Andiamo. Prima di iniziare vi chiedo di supportare sto canale, lasciate un commento, un like, iscrivetevi se vi va, così spacchiamo sto algoritmo. Andiamo! Comunque quando sono arrivato qua, Praça de España, questo quartiere, non c'era nulla, se non la strada, e pian piano in 3-4 anni hanno iniziato a costruire. E diciamo che l'hanno abbellita parecchio anche. Adesso andiamo là. E c'è un parco che si chiama Gulbenkian. E ci facciamo una bella passeggiata in mezzo. Qua tra l'altro c'è tutta sta pista ciclabile che ti porta direttamente in centro. Ecco, là c'è scritto benvenuti nella nuova Praça de España, con più di 5 ettari. Wow. Allora, troviamo l'entrata, che è qua. Fondação Calouste Gulbenkian. Parco anche mi piace un botto, però non ci vengo così spesso come magari quello là Benfica. Qua tra l'altro c'è un museo dove fanno diverse esibizioni, la cambiano magari una volta ogni mese, ogni due. Indecenti sti aerei comunque. Pensa a vivere qua. C'è da dire che Lisbona è super verde, ha un sacco di parchi. Non so in che anno, ma l'hanno eletta capitale più verde d'Europa. Anche qua stanno costruendo. Non so se è stato il Papa a portare tutti questi soldi, ma ormai stanno costruendo praticamente ovunque. Proviamo a perderci. Là c'era una sorta di anfiteatro, però stanno costruendo e più che sederti sugli scalini non puoi fare. Probabilmente quando è aperto fanno eventi o magari spettacoli dal vivo. La strada finisce qua. Per essere un parco è bello rumoroso.
quello è il museo che vi dicevo. Comunque, se siete da ste parti, tra Praça de Espanha e São Sebastião, e volete rilassarvi un po', venite in sto parco, totalmente libero, lo chiudono di sera ovviamente, sennò già metterei la tenda e ci dormirei qua. Bella raga, sono uscito. Comunque questo parco è bello grosso, ci sono varie entrate, qua ce n'è un'altra per esempio. Non ho capito, lo chiudono, ma alla fine non è recintato nulla. Ecco, questa è un'altra entrata. Eccoci raga, questa è la fermata di São Sebastião, che tra l'altro non è solo la linea blu, ma anche quella rossa. Siamo a fine novembre, là c'è già un bell'albero di Natale. Qua c'è pure il Corte Inglese, enorme. Saranno 7-8 piani, il centro commerciale, c'è un cinema, palestra, c'è pure una piscina coperta mi sa. Ora salgo un po' di qua, che c'è un altro bel parco, che se non ricordo male si chiama Parco Edoardo, che sta tra São Sebastião e Marques Pombal, però direi di andare a farci un giro comunque. Non so se siete venuti mai a Lisbona, ma L'80% di questa città è composta da salite, sempre in salita, ci sono tipo un sacco di colli che poi alla fine vengono chiamati Miraduro perché c'è una vista della Madonna, e sono tipo 7, poi dopo vado a controllare. Lasciamoci alle spalle quel centro commerciale, va? E andiamo a respirare un po' d'aria buona. Eccoci raga, qua siamo abbastanza in alto ed è uno dei punti dove si può vedere il fiume. Non so se si vedrà, però là hanno pure messo la ruota panoramica. Raga, questo è il Parco Edoardo, che però ve lo farò vedere meglio quando andiamo a Marques Pombal, che è là in basso, e magari ci facciamo una passeggiata qua. Pieno di fontane sto parco. Direi di proseguire in quella direzione ora. Beh raga, da sempre e per sempre camminate sull'erba. Bella raga, sono uscito dal parco. Scendiamo, finalmente. Proviamo a perderci, cosa che mi viene abbastanza facile. E di vedere un po' che cosa offre questo quartiere. Questo è un bar dove ci sono venuto un paio di volte e vi dirò, non è male,
là c'è la Decathlon a fianco al Corte Inglese. Comunque, a parte appunto il centro commerciale, il cinema, la Decathlon, un sacco di uffici, aggiungendo anche che stanno costruendo ovunque, l'unica cosa che personalmente mi piace di sto posto è il parco. È in una zona centrale, sì, quindi magari è comodo se devi andare a lavoro o comunque se vuoi uscire tutte le sere, però non mi ispira. Allora, andiamo sul marciapiede intanto, qua che ci sono, non come in Grecia. Raga, mi sto addentrando verso Picoas e altri quartieri che non sono più São Sebastião. Il parco è la cosa che personalmente mi piace di più. Voi fatemi sapere cosa ne pensate di questo quartiere nei commenti, se siete mai venuti a Lisbona e dove siete stati. Grazie che è rimasto come sempre a guardare il video fin qua. Io vi auguro una bella giornata e ci vediamo alla prossima avventura, raga. Ciao!